Eccoci qui. Anche oggi inizia un altro giorno. Non so voi, ma a me ogni mattina il risveglio sembra sempre un po' una violenza. È come uscire dalla dolce illusione di un sogno per catapultarsi nella frenetica routine. Ma che volete farci? Da qualche parte bisogna pure cominciare. E poi chissà. Magari accade qualcosa di inaspettato. Un incontro che all'improvviso trasforma una giornata grigia in una giostra di emozioni. Scusate, non mi sono ancora presentato. Io sono Dino. No, non questo. Lui è Virginio, il mio attuale proprietario. È un buon ragazzetto, ma un po' troppo distratto. Io sono l'accendino, quello blu. Ma non sono uno qualunque, eh? Lo vedete questo bel adesivo? Ce l'ho solo io. Me lo porto addosso da più di 3 settimane, che nella vita di un accendino sono qualcosa come 40 anni. Un po' come per i gatti. Beh, questo adesivo mi fa sentire speciale. Magari voi penserete che la vita di un accendino sia monotona, solo accendersi e spegnersi a comando, finché non si muore. Cioè, finché non si esaurisce il carburante. In realtà il mio lavoro mi fa conoscere un sacco di persone diverse. Eccone un'altra. Ehi, Virginio! E io! Speriamo che sia una brava persona. Credetemi, a forza di incontrare gente ne ho viste di tutti i colori. Vado in terrazzo a fumare. Mi presti l'accendino? Ecco, prendete questo tizio, ad esempio. L'hai detto? Te lo presto. Sì, tranquillo. A plastica. Scusate, a pelle non mi piace per niente. Non ha nessuna intenzione di restituirmi, lo so già. Probabilmente sarà lui il mio prossimo padrone e l'idea non mi piace per niente. Dura la vita, eh? A volere fare troppo i furbi poi ci si ritrova da soli anche a fumare una sigaretta. Ma a te non sembra fregare granché, vero? Ehi, ma che fai? No, il mio adesivo! Fermo! Ora sono triste, molto triste. Ma come fanno le persone ad essere così insensibili? Ero così bello con il mio adesivo. E adesso invece mi sento un accendino qualunque. Vorrei morire. Guarda un po'. Ti piace, eh? Eh no, caro mio, non mi accendo proprio. Hai visto? La signorina ci ha messo poco a rimpiazzarti. Brucia, eh? Ehi! Cosa hai intenzione di fare? Aiuto! Qui è tutto buio! Cosa succede? È già arrivata la mia ora. Siete gli operatori ecologici. Un trita rifiuti. Ciao! E tu come ti chiami? Mi piaci. Hai una faccia simpatica. Ma questa penna è bellissima. Chi è l'insensibile che ha cercato di ucciderla? Ehi, baby! Ti va un drink più tardi? Offro io! Piacere, io sono Dino. Tu sì che mi capisci, amico. Questo nuovo look mi dona proprio. Non trovi? Ehi, amico, guarda un po' chi arriva. Salve, posso chiederle di prestarmi un momento il suo accendino? Forza, campione! Che stasera usciamo in quattro. Posso offrirgliene una? Ti offre anche una sigaretta. Grazie. Ci sta. Adesso ci penso io a farti fare una bella figura. Faccio una fiamma come non se ne sono mai viste. Oppa. Avete visto quante possibilità stanno dietro a una semplice frase? Non ci sono luoghi, non ci sono situazioni o persone cui non si possa chiedere: hai da accendere? E all'improvviso tra due sconosciuti si genera una confidenza. Anche solo per un attimo si abbandona lo stress della quotidianità. Si superano le convenzioni sociali. Sembra un po' una magia. Bene. Io adesso vi saluto. È stato un piacere. E chissà cosa ci riserverà il prossimo incontro.